Ciao a tutti, rieccoci qui nuovamente a parlare del fenomeno delle mutilazioni metodiche animali, ma da un punto di vista in questo caso più tecnico, più preciso, eccetera. Nello scorso video abbiamo visto la presunta abduction di una mucca, un video che quasi certamente è un fake, ma che non si può verificare in alcun modo perché, come ho detto l'altra volta, l'originale è disperso nei meandri più oscuri della rete e forse anche del dark web. Il video inoltre ha una grafica pessima, è riportato in lingue straniere, in particolar modo in cinese, in giapponese o uno o l'altro, adesso non ricordo, l'altra volta ho avuto lo stesso identico problema. Nel caso specifico di oggi invece trattiamo un video preso da una webcam, quindi il video è naturalmente vero, non è stato manomesso, anche se non sono riuscito a entrare in possesso dell'originale. Questo si può evincere da una serie di questioni proprio legate al fatto che sia un video documento estrapolato da una videosorveglianza notturna. Ovviamente nel video cosa è possibile vedere se non una mucca in condizioni particolari all'interno di una struttura divelta? È una mucca che si trova in difficoltà, come se qualcuno avesse tentato dall'alto di prenderla e fosse rimasta incastrata in qualche modo tra i ferri in condizioni abbastanza critiche. Poi è possibile vedere in lontananza, davanti alla struttura che è colpita, si vede palesemente da forti raffiche di vento, che qualcuno pensa di ricondurre all'oggetto volante non identificato che starebbe roteando nel tentativo di prelevare la mucca sopra questo ranch. E poi vediamo questa luce, questo flash che sembra muoversi dietro gli oggetti statici, che in questo caso sono dei pilastri, dei resti, insomma, dell'edificio e della struttura dove sono custodite le mucche, che sembra quasi ricordarci quei meccanismi che vengono descritti dagli allevatori americani e sudamericani, dove la notte vengono viste delle piccole strane luci sferiche che si aggirano nei campi e che colpirebbero le mucche e le farebbero sparire per farle ricomparire altrove dopo diversi giorni. È inutile che approfondisco la questione dei fenomeni legati alle mutilazioni metodiche animali e umane. Vi invito quindi a vedere gli altri video presenti su questo canale, ne trovate almeno 7 o 8. Inoltre trovate parecchi approfondimenti scritti sul mio sito internet www.statodiemergenza.com e su quello della Federazione Ufologica Italiana, che è www.federazioneufologicaitaliana.org. In questo caso, però, ahimè, non si tratta di un abduction, non si tratta di qualcosa che poi si è evoluta in mutilazioni animali, ma di qualcosa che in realtà invece ha una spiegazione razionalissima, banalissima e assolutamente naturale. Non c'era un UFO in quel momento, non c'è stato un tentativo di prendere la mucca, e quello che ce lo dimostra sono proprio la struttura divelta, il forte vento e la luce che possiamo vedere alla fine. L'insieme delle cose ci dice che c'è stato probabilmente un tornado. Il tornado ha divelto parte della struttura del ranch. Una delle mucche che si è trovata probabilmente nelle condizioni peggiori è stata sollevata, ma non è riuscita a essere presa dal tornado, dal tifone, è rimasta incastrata probabilmente con delle zampe rotte e è rimasta in questa posizione strana. Ovviamente rimane da spiegare quella luce. Se noi rallentiamo il video e lo vediamo frame per frame, ciò che vediamo è una figura pressoché umana, anche se molto mal visibile, potremmo dire, che con una torcia corre attraverso la parte posteriore della struttura e appare con questo fascio di luce, probabilmente per andare a soccorrere proprio la mucca. Quindi si tratterebbe di uno dei
dei cowboy e del ranch, uno dei fattori, come li vogliamo chiamare, lo chiamiamo, che sta andando a salvare la sua mucca che è stata quasi uccisa da un tornado. Spero che il video sia stato di vostro gradimento e che non ci sia delusione da parte di chi vede sempre fenomeni paranormali eccetera eccetera in queste cose. Se il video volete condividerlo potete farlo tranquillamente, sia per contribuire ad aiutare a crescere il canale YouTube, ma anche per la corretta informazione, visto che questo video in particolar modo sta circolando ormai da mesi come un tentativo di abduction di una mucca, e invece è qualcosa che ha una spiegazione razionalissima, banalissima, come avete visto, è normale, è naturale tra l'altro. Se volete seguirmi anche negli articoli, vi ricordo ancora una volta il mio sito internet www.statoemergenza.com, e vi ricordo anche la mia email Gabriele Lomb 75, scritto a numero @gmail.com, per le segnalazioni dei vostri avvistamenti UFO, di eventuali video di fenomeni paranormali ai quali avete assistito, e qualsiasi tipo di comunicazione importante, vi raccomando, solo importanti, di collaborazione eccetera eccetera, che mi volete inviare. Lasciatemi pure un commento al video, vi risponderò il prima possibile. Grazie di essere stati ancora una volta qui con me, soprattutto in questo periodo estivo. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.